Siamo qui a manifestare per un furto di democrazia. Lo strumento per eccellenza, che è il voto popolare, è stato negato su una legge mostruosa come la legge Fornero. È triste dover vedere che in America il democratico Obama chiede l'aumento della tassazione sui trust e sulle grandi ricchezze, e qui da noi invece i nostri democratici fanno la cassa con i pensionati e i poveretti. Noi non siamo qui a protestare perché è stato bocciato un referendum della Lega, ma perché è stato bocciato un referendum che avrebbe dato nuovamente giustizia a tutti gli italiani. 600.000 firme che non vengono considerate è veramente un grosso vulnus alla democrazia. È una decisione politica quella della Corte, e proprio per questo, per far valere le ragioni dei cittadini e soprattutto le ragioni della legge contro una decisione politica. E che ha umiliato non solo la Lega ma un intero popolo di pensionati, lavoratori che una volta defraudati di un loro diritto sacrosanto si sono visti togliere anche il diritto di esprimersi attraverso uno strumento previsto dalla Costituzione qual è il referendum. Una cosa che noi non accettiamo è una scelta politica e non è una scelta sicuramente dettata da tecnicismi. Questa è una vergogna per il Paese e noi non siamo assolutamente d'accordo. Ma come dice Matteo Salvini, non finirà qua. Quindi noi diciamo che è una vergogna, una sentenza che grida vendetta perché ha tolto la democrazia, ha tolto il diritto di voto al popolo. Negando un referendum stra richiesto dalla gente sulla legge Fornero che riguarda le pensioni, che riguarda tantissime persone. Ha detto no alla democrazia, ha cancellato un momento che poteva essere importante, ma evidentemente ormai la politica è entrata in tutti i palazzi e chi doveva essere arbitro e terzo non l'è più. Una riforma poi che ha creato una assurdità, che i risparmi di spesa non sono andati sui pensionati o sui lavoratori, ma semplicemente come bancomat per uno Stato centrale che non ha fatto i tagli necessari a livello centrale e tagliando tutti quegli sprechi che ancora ci sono. Ieri abbiamo assistito a una vergogna, a uno schiaffo alla democrazia, a uno schiaffo clamoroso al diritto dei cittadini di poter decidere le proprie sorti. La cancellazione della legge Fornero, una legge abominevole e criminale, è un atto di giustizia, è un atto di tutela dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e degli esodati. Adesso tutti si stanno un po' sciacquando la bocca dicendo che questa cosa va modificata nelle opportune sedi, ma io dico invece che potevano tranquillamente lasciar dar corso a quello che è un referendum fortemente voluto sia dal nostro movimento ma in generale a tutti i lavoratori. Perché vogliamo tutelare i lavoratori, i diritti dei pensionati e vogliamo dimostrare che la democrazia in Italia non deve essere rubata a tutti i cittadini. Che l'appronunciamento della Consulta non significhi che sulla legge Fornero non si debba mettere mano, assolutamente bisogna stravolgerla visto che la Corte ci ha impedito di buttarla nel cestino. È una decisione che avrebbe messo in crisi questo governo e a questo punto si pensa che questa decisione abbia influito a questo punto sotto un profilo quasi politico. Noi abbiamo voluto fare questa manifestazione perché vogliamo essere vicini a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori, a tutti gli esodati e a tutti quelli che hanno patito delle conseguenze dannose per questa legge. Però gli italiani quando mai potranno dire la loro se la Consulta fa ragionamenti di merito e non di legittimità pura? Qua c'è stato un giudizio politico e pertanto siamo qua a dire che non va bene. La Consulta si deve esprimere solo se sono ammissibili. Noi siamo qui per dire a tutti che non è certamente un no che ci ferma, è qui Salvini, siamo qui noi parlamentari, c'è qui tanta gente comune, quindi è il primo passo di tutte le iniziative che ad ora faremo per far capire a tutti che la legge Fornero noi la vogliamo cancellare. Noi non ci fermeremo assolutamente di fronte a questo no, combattiamo, siamo qui per dimostrare come la Lega Nord vuole tutelare ed è dalla parte dei lavoratori, dalla parte dei cittadini e non dalla parte di grandi poteri.